Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. I fondi europei sono stati al centro della riunione della prima commissione consiliare di Palazzo Cesaroni. Nella riunione è stato analizzato in particolare il FESR 2014-2020, che è il Fondo Europeo Sviluppo Regionale. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, si è riunita a Palazzo Cesaroni per un'audizione sullo stato di attuazione finanziaria del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Alla seduta hanno preso parte Carlo Cipiciani, direttore regionale Risorse e Programmazione, e Luigi Rossetti, direttore regionale Sviluppo Economico. Dall'audizione è emerso che per l'Umbria ci sono oltre 412 milioni di euro del FESR 2014-2020, di cui al 31 dicembre 2019 quasi 160 milioni di euro impegnati, pari al 38%, e più di 95 milioni di euro di spesa certificata, pari al 23%. Dati leggermente al di sotto della media italiana, ma l'attuazione di questo settennato, hanno sottolineato, scadrà nel 2023, quindi ci sono ancora 4 anni per impegnare e spendere le risorse. Il presidente Daniele Nicchi ha sottolineato come i finanziamenti comunitari sono una delle poche risorse rimaste a disposizione dei comuni per impegnarsi in opere pubbliche, ma sono anche un aiuto importante al mondo delle imprese umbro. Per questo, dopo il FESR, dalla Commissione verranno analizzati anche il Fondo Sociale Europeo e il Piano di Sviluppo Rurale. Così la prima commissione, conoscendo la situazione della programmazione 2014-2020, potrà essere propositiva per quella che si sta definendo adesso 2021-2027. I dirigenti regionali Cipiciani e Rossetti hanno sottolineato come l'Umbria abbia conquistato la riserva di performance del 6% prevista dalla programmazione attuale, visto che è riuscita a centrare gli obiettivi previsti. È stato superato il target 2019 di spesa certificata a 95 milioni contro i 90 richiesti. Nel 2020 il target sarà di 139 milioni e si dovrà fare uno sforzo maggiore perché arriverà a scadenza la prima annualità dei fondi aggiuntivi per il terremoto, 56 milioni di euro arrivati solo a fine 2017. Un dossier sulle fasi del post-sisma e riunioni della seconda commissione a Norcia e a Cascia. Questa è la proposta di Vincenzo Bianconi del gruppo Misto, fatta propria dall'intera commissione nell'ultima riunione. Un dossier documentale che contenga le delibere sulle indicazioni delle risorse destinate al terremoto e del loro impiego concreto, poi la programmazione di riunioni a Norcia e Cascia. Questa è la proposta presentata in seconda commissione da Vincenzo Bianconi del gruppo Misto, subito condivisa dal presidente Valerio Mancini e dagli altri commissari di maggioranza e opposizione. Il dossier, che dovrà essere predisposto dalla giunta regionale, dovrà contenere anche il trend dell'andamento del lavoro dipendente delle partite IVA, il quadro dei danni agli immobili pubblici, privati, produttivi e abitativi, il quadro del numero dei nuclei familiari fuori casa rispetto alla popolazione, sia quelli assistiti da contributo di autonoma sistemazione, sia quelli alloggiati in soluzioni abitative in emergenza o in altra soluzione. Importante è stata definita la programmazione dei fondi europei 2021-2027, su cui la Regione è chiamata a dire quale spazio sarà riservato al rilancio dell'economia e delle comunità del cratere. Le riunioni della seconda commissione a Norcia e Cascia dovranno dunque servire per discutere i temi riguardanti la ricostruzione, l'economia, ma anche la sanità ed il sociale. La seconda commissione dell'Assemblea Legislativa ha anche ascoltato in audizione il nuovo direttore generale dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, il nuovo direttore Luca Proietti, circa la riorganizzazione della struttura dell'Agenzia. Il nuovo direttore generale dell'ARPA, Luca Proietti, è stato ascoltato dalla seconda commissione dell'Assemblea Legislativa per una informativa sulla riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
Il direttore ha spiegato che verranno creati due dipartimenti, Umbria Nord e Umbria Sud, strutturati sul territorio delle due ASL. C'è in progetto la creazione nella sede di Terni di una alta scuola di specializzazione in sostenibilità ambientale da strutturare insieme all'Università, al Ministero dell'Ambiente e agli ordini professionali. Per la verifica della qualità dell'aria, ora affidata a 26 centraline fisse, si prevede di puntare sulle centraline mobili da collocare in base alle reali esigenze. Anche le emissioni odorigene, ha sottolineato Proietti, impattano sulla qualità dell'aria percepita dai cittadini e l'agenzia si è dotata di strumenti tecnologici per verificare questo tipo di inquinamento, una materia delicata per la quale sarebbe utile una apposita normativa. Al comitato di controllo sono stati illustrati i dati sulla attuazione della legge regionale sull'odontoiatria pubblica e sulle norme contro la ludopatia. Il Comitato per il Controllo e la Valutazione si è riunito a Palazzo Cesaroni per analizzare la relazione sullo stato di attuazione sui risultati conseguiti dall'attività di assistenza odontoiatrica pubblica e per procedere alla verifica dello stato di attuazione delle norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. I gabinetti odontoiatrici di ASL e Ospedale di Perugia avrebbero registrato un elevato numero di accessi, con tempi di attesa elevati per alcune prestazioni, mentre il servizio risulterebbe non attivo presso l'ospedale di Terni. Le stime sul gioco vedrebbero il 5,6% dei giocatori umbri, circa 10.000, presentare un profilo problematico, circa 900 dei quali sarebbero giovani di età compresa tra 15 e 19 anni. Dopo l'illustrazione dei dati, il presidente De Luca ha evidenziato che manca una fotografia fedele che ci indichi se siano state rispettate le distanze di sale slot e centri scommesse da scuole e luoghi sensibili, così come non conosciamo i dati epidemiologici regionali. Risulterebbe inoltre preoccupante l'assenza di dati sull'accesso di persone vittime del gioco ai servizi di prevenzione e supporto. In merito all'assistenza odontoiatrica, De Luca ha poi evidenziato la necessità di fare chiarezza sui motivi per i quali presso l'azienda ospedaliera di Terni non siano stati attivati i servizi previsti dalla legge del 2008. Il consigliere regionale del Partito Democratico Fabio Paparelli annuncia di avere depositato una mozione con una serie di proposte per un programma di legislatura su infrastrutture viarie e trasporti. Per Paparelli è necessario fare un'analisi dettagliata di quanto già è stato avviato dalla Regione nelle precedenti legislature e un elenco di cose ancora da realizzare. Nell'atto Paparelli auspica importanti interventi per il nodo di Perugia, la E78 Due Mari, la Statale 77 Svincolo di Scopoli, la Flaminia Terni Spoleto, l'innesto dell'E45 sull'autostrada A1 ad Orte, la fermata a Orte del Freccia Rossa, il treno Freccia Bianca Terni Roma, l'ex ferrovia centrale Umbra, raddoppio ferroviario della tratta Terni Spoleto, la tratta Foligno Terontola, il potenziamento dei treni regionali e lo sviluppo dell'aeroporto San Francesco. Se ne parlerà dunque nella mozione depositata dal consigliere Fabio Paparelli. Il capogruppo del Partito Democratico, Tommaso Bori, annuncia la presentazione di una mozione per impegnare la Giunta regionale a mettere in campo azioni amministrative e scelte politiche finalizzate alla valorizzazione del titolo di dottorato e agenzie strumentali al fine di contribuire al miglioramento della pubblica amministrazione umbra. I due consiglieri del Partito Democratico, Paparelli e Bori, annunciano anche la presentazione di una interrogazione con cui chiedono alla Giunta di Palazzo Donini quando verrà portato in aula il nuovo piano sanitario e se viene confermata l'intenzione di ultimare l'ospedale unico di Narni Amelia. La consigliera della Lega, Paola Fioroni, anche vicepresidente dell'Assemblea legislativa, annuncia la presentazione di un'interrogazione alla Giunta, firmata anche dal capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli, per conoscere lo stato di adozione e attuazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Per Paola Fioroni, dopo i ritardi del passato, è importante fare chiarezza sui modi e tempi necessari affinché la nuova amministrazione regionale possa intraprendere appieno un reale percorso verso l'accessibilità e attuare finalmente la normativa vigente.
il consigliere regionale Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, annuncia una mozione che impegna la Giunta a vigilare e porre in essere tutte le azioni possibili di sensibilizzazione nel rispetto dei ruoli assegnati dalle leggi, di concerto con le istituzioni locali del comprensorio orvietano, col Ministero dell'Economia e Finanze, con le autorità di garanzia, sul futuro della Cassa di Risparmio di Orvieto, affinché possa continuare a dare garanzie sul territorio e ad avere un piano industriale in grado di rispondere alle esigenze della comunità, dei suoi tanti azionisti e piccoli risparmiatori, e offrire solide garanzie occupazionali ai suoi dipendenti. Sempre Andrea Fora annuncia anche un'interrogazione con risposta urgente in commissione in merito ai disturbi nel comportamento alimentare, che rappresentano una patologia in crescita anche nella nostra regione, che interessa migliaia di pazienti all'anno, coinvolgendo soprattutto giovani donne, con conseguenze anche molto gravi. Fora chiede alla Giunta regionale di definire un rapporto solido e strutturato con la Onlus Il Pellicano, che è stata in grado di rispondere, pur in ristrettezze finanziarie, in modo adeguato alle tantissime richieste di sostegno terapeutico. In seconda commissione, la dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Organizzazione, Simonetta Silvestri, insieme a Nicola Falocci, dello stesso ufficio, hanno presentato il volume Le politiche per la competitività e l'innovazione delle imprese in Umbria, una valutazione di impatto. Una pubblicazione alla quale hanno collaborato il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Perugia e Union Camere Umbria. I contenuti del volume verranno illustrati il prossimo 20 febbraio nella Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda settimanalmente su tutte le emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito istituzionale www.consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.